Bella a tutti ragazzi, ciao carini, benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti. Oggi video un po' diverso perché ci troviamo qui al mercatino giapponese dove stanno per fare ragazzi la corsa dei cosplayer. Guardate quanti partecipanti che ci sono, una grandissima novità, ovviamente organizzato e fatto dall'associazione Incantails, che grandissima associazione che tratta di cosplay. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare. Sempre dai, scrivete nei commenti chi è il cosplay che secondo voi vincerà. Ora faranno una presentazione dei cosplayer, voi scrivetelo nei commenti chi è il cosplayer che vincerà la gara definitiva. Vabbè ragazzi, godetevi questa cosplay run, se possono sgomberare l'area perché così almeno non vengono travolti dai nostri scatenati cosplayers. Allora, quindi si preparino sulla linea di partenza solo le persone che adesso vado a presentare. La prima, Laura, la interpreta Emma da The Promised Neverland, concorrente numero 1 del primo turno. Concorrente numero 2 abbiamo Aiden di Secret Destination N, Marvel Jones. Concorrente numero 2, poi concorrente numero 3, Flavio, che interpreta Kakashi da Naruto Shippuden. E a seguire il numero 4, Andrea, che interpreta Kiryu Kazuma da Yakuza Kiwami. E concludiamo il primo turno con Mara, che interpreta Shigma da Bungo Stray Dogs. Tutti gli altri cosplayer cortesemente si mettono sul prato, così abbiamo solo loro 5 a questa prima partenza. Mi raccomando, allora il primo che passa il turno è colui o colei che arriverà alle bandierine, ovviamente in prima posizione. E allora, ci siete voi lì pronti con le telecamere, fotocamere e tutto quanto? Si parte al mio via, eh? E quindi 3, 2, 1, via! E grandissimo il nostro Kiryu Kazuma! Non è vero? Era... Sì, era Kazuma. Sì, è Destination, scusatemi, purtroppo non conoscevo bene i personaggi, mi sono confusa nello scatto. Dai, Kiryu! Può succedere, può succedere. Allora, insindacabile vittoria con ben 3 passi di distacco da tutti gli altri. Sarà una bella lotta per i prossimi che andranno a sfilare. Allora, Aiden, vieni qua vicino a me. Abbiamo Daisy nei panni di Nikolai da Bungo Stray Dogs. Tiziano, che interpreta Yamaguchi di Aikyo. Poi abbiamo Adele, che interpreta Eri da My Hero Academia, e Eleonora, sempre da My Hero Academia, nei panni di Bakugo. Mi raccomando a tutti gli spettatori e visitatori di non passare in mezzo in questo frangente, perché stanno per partire gli scatenatissimi cosplayers del turno numero 2 di questa fantastica cosplay race al mercatino giapponese. Glielo facciamo un applauso? E allora, tutti pronti in posizione 3. Che cosa succede? Cosa succede? No, tu sei al prossimo turno, Len, non ti preoccupare. Aspetta, però mi manca l'appello. No, quanti siete dopo? Ci siete. Allora, 3, 2, 1, via! Il nostro Yamaguchi con tutti gli allenamenti di pallavolo ormai era sfilato, passa direttamente in finale. E l'ultimo turno, vediamo sfidarsi. Allegra nei panni di Ruby di Oshinoko. Poi Basha nei panni di Bill Cipher di Gravity Falls. Piera
nei panni di Raiden in un'original version spagnolizzante. Poi abbiamo Mark nei panni di Len Kagamine da Vocaloid. E infine c'è Aki, ce l'abbiamo all'appello Aki? O si è ritirato l'ultima battuta? Aki, ci sei? Non c'è, non c'è. E allora andiamo avanti con l'ultimo turno. Voglio un applauso fortissimo di incoraggiamento per i nostri scattanti cosplayers. E allora, pronti? 3, 2, 1, via! E allora passa in finale il nostro Bill Fighter. Ragazzi, abbiamo la sfida finale tra Big Cypher, che adesso le facciamo un attimo riprendere fiato, però, perché non è giusto, sono due scatti di seguito, e poi si vanno a riposizionare col kimono e con tanto di infradito. Si fa così in puro spirito giapponese. E quindi seguite la pagina del mercatino giapponese, ovviamente, poi per rivivere questo momento e vedere tutte le foto video. Ci siete per la finalona? E allora, 3, 2, 1, via! Lasciamo! E non c'è stato, signori! Qui a Piacarra, la fantastica Mystery Box con i gadget del mercatino giapponese dal valore di 100 euro. Un applauso, bravissimo. Vieni qua che facciamo la proiezione della nostra Kaio. Allora, adesso che hai fatto questi scatti e ti sei accaparrato questo premio, dittaci come fanno nelle migliori sfide una dichiarazione del vincitore. Allora, dichiarazione del vincitore. No, dagli Roma, no, è proprio versione di parte. Soltanto quel ragazzo lì direbbe dagli Roma. Quindi ragazzi, grazie a chiunque è stato insieme a me e spero di essere divertiti. E allora, se vi siete divertiti, se volete partecipare anche voi la prossima volta, mi raccomando, fateci sentire il vostro calore, seguite anche la pagina di Incantiz, perché così poi raccoglieremo le iscrizioni per la prossima edizione della CrossFit. Veramente felice di realizzare questo mio sogno. Veramente ringraziamo a Incotail, grazie, siete grandissimi. Mi raccomando, partecipate numerosi la prossima volta, perché faremo due categorie, maschietti e femminucce, come le migliori edizioni. Ero io. E allora, grazie per essere stati con noi. Diamo ufficialmente il premio. Vogliamo sbirciare insieme a lui? Possiamo? Vediamo un po'. Allora? Allora, il pacchetto che si apre, che si apre, e poi se trovo un bollino, ho proprio bollino, adesso vado. Allora abbiamo, wow, un kimono! Allora, ragazzi, questo è incredibile. Eccola, io ho visto una cosa incredibile. Che adesso terrai tutto il giorno. Guarda che ci sta bene col personaggio, io le lascerei. Vai! Cos'è? Un gatto, un unicorno! Brava, vabbè! Stupendo! Il gatto corno! Vai! Cosa abbiamo? Ancora! Busta! Ancora, ragazzi, la prossima volta, se ce la volete accaparrare, venite in cosplay e partecipate anche voi! Un portachiavi! Bellissimo, portafoto! Portafoto di Super Mario! Bellissimo! Fatto in Amabed! E
in più delle carte Pokémon personalizzate. Oddio, specchietta! E non è finita qui, ragazzi. Non è finita. No, mappa. Vediamo che cosa abbiamo ancora. Un gioiello di Genshin Impact. Andiamo avanti, oltre a Squirtle. Bella vision. Qualcuno si sta pentendo di non aver partecipato, secondo me. Bellissimo, questa è un'agenda di Jujutsu Kaisen. No, ho scritto pure I win. No, I win. Bellissimo. E direi anche di non tralasciare la fantastica shopper di Demon Slayer. Questa non l'avevo vista, scusate, la shopper non l'avevo vista di Demon Slayer, molto bella, non riesco a farla vedere, ora si vede, molto bella, e in più c'è, cosa c'è? E infine che cosa abbiamo qui? Una mini figure di Bungo Stray Dogs. Se questi gadget vi sono piaciuti, li trovate dagli standisti del mercatino giapponese, perché sono offerti direttamente da loro. Grazie per aver partecipato. Come vi dicevo, seguite il mercatino giapponese, seguite Incantate per restare aggiornati sulle prossime iniziative cosplay e non solo. Grazie mille. Viva il capitalismo!